Stai buono, stai calmo. Devi stare qua zitto e buono. Bene, ok, hai capito. Ok, allora le bottiglie le mettiamo sì, qui, Lud. Sì. Ok, oh. Adesso questo chi caspita, eh? Frangi? Scusatemi, ma è arrivato mio cugino dall'America stasera e senza avvisarmi. Non so dove metterlo. Ah, è tuo cugino proprio allora? Sì. Ma siete molto, siete si vede simili. Che siete parecchi, eh? I capelli un po'. Sì, okay. Sì. Ascolta, sì, ma qua è veramente un porto di mare ormai, sì. Questo posto. Arriva dentro chiunque arriva. Vabbè. Before he kills me, take a look at yourself. Before you kiss me, take a look at yourself. Been buying some other moon clothes by the ear, been taking money from someone else. Call your mother, but your phone out of go. Yeah, baby. I call your mother, but your phone out of go. But she so don't call my daughter, she can love her no more, she said no more. In questo locale arrivano gli ospiti senza presentazione, c'è gente che non c'entra niente, è diventato veramente... Dobbiamo presentare il nostro ospite. Mm-hmm. Abbiamo al Cocktail Music Club oggi niente po' di meno che Enrico Santa Caterina. Benvenuto. Grazie. Grande rocker, possiamo definirti così? Cioè, alto. Allora, Enrico con la sua mitica chitarra e una vita dedicata alla chitarra. Sì. Diciamo, la prima chitarra vera l'ho avuta in regalo al compleanno di 6 anni. Mm. Quindi, insomma. E non sapevano che cosa avrebbe prodotto questo regalo. Ah, è stata una cosa abbastanza. Sì, ma anche per me è stata una sorpresa. Io non pensavo di innamorarmi così clamorosamente della chitarra. Succede che a settembre mio fratello stava facendo Tarzan sui, sai, i pali quelli per, cosa succede là? Si picchiano. Non ti preoccupare. Già non so. Insomma, stava facendo tipo Tarzan sui pali per stendere la biancheria. Ha rotto il palo, mi è crollato addosso e ha sfondato la chitarra. No. Io sono vivo per miracolo, perché il palo di ferro ha preso la chitarra in pieno, distrutta. Quindi possiamo dire che la chitarra ti ha salvato la vita. Esatto. E per fortuna a Natale me ne ha regalato un'altra, che ce l'ho ancora quella, però. Quella è ancora a casa. Quindi la prima chitarra non si scorda mai. Non si scorda mai. No, ed è stato un amore che l'hai portato avanti tutta la vita, questo amore per la chitarra. È stato fondamentale. A parte che diciamo che per me è stata più poi la scoperta della musica. La chitarra è comunque uno strumento col quale fa la musica, insomma. Cioè. Chiedo scusa agli ospiti, io
direi che abbiamo degli ospiti, per cui ma il cugino americano. My relative, he's my cousin, yeah? Oh, yeah. I'm a great fan. Cioè, è ubriaco, dire, dice che è ubriaco la Frangi. E se lo dice la Frangi. Scusa, ma tu sei americana? I'm an American boy. American boy. Your cousin. You don't remember about okay. It. Ma so, quindi tu capisci quando io parlo inglese? Okay? Perfettamente. Perfettamente. Guarda, solo perché sei tu, io non sapevo che tu venivi qua oggi, right? Scusate, io parlo inglese con lui perché voi fate finta niente, ma questa è un'occasione incredibile. Guarda, solo per te, io non so se tu riesci a inquadrare. Guarda. Oh. Guarda what I bring for you. My favorite. Incredibile. My favorite. Allora, Enrico, qui ci vuole un commento musicale, però. Sì. No, fatalità, tra l'altro adesso. A parte gli scherzi, ma sai che io parto mercoledì prossimo, dopo la settimana prossima partiamo per gli Stati Uniti in tour. E vai in America. Tour, in America e New York, sì. Ah, vedi, allora. Questa volta sul serio. E adesso ci racconti un pochettino delle cose che fai. Allora, quindi la seconda chitarra poi è stata quella determinante. E lì è iniziato un grande amore. Eh sì, un grande amore che poi è diventato, con il tempo, diciamo, voglia di provare a farcela nel mondo della musica. E non senza fatica, diciamo, però alla fine, insomma, ci sono abbastanza riuscito e dai primi anni 80 praticamente vivo di musica. Vivi di musica. Enrico, scusami, Enrico, che studi hai fatto tu rispetto alla chitarra? È un'ottima domanda questa. È meglio chiedere a Sergio che è quello dotto in questo. Io ho fatto studi di rock and roll, quindi praticamente chitarra la mattina, poi le prime tre ore, poi merenda, poi un altro ancora paio d'ore di chitarra, rock. Diciamo che era una scuola che era monotematica, diciamo così. Era un po' autisticamente sulla chitarra. Poi ho scoperto invece il bellissimo mondo femminile e quindi diciamo che ho avuto questa... Hai dovuto condividere questa passione. Ho dovuto, ragazzi, questa veramente, questa puntata è poco seria, io ve lo dico. No, diciamo che le due allora, passioni principali sono state quelle lì. Fino a quando poi ho avuto la patente per la moto, e quindi la dopo è diventata la moto. No, però vorrei che Enrico ci rievocasse, perché io me lo ricordo, nel suo primo disco. Allora, il primo disco di Enrico Santa Caterina, assieme a Christian Ormostel, il primo successo, il primo hit che avete fatto. Il primo disco, il primo 45 giri singolo è stato Chiamami da Tokyo. Call me from Tokyo. Ma qui ci va qualcosa. Lo conosce anche il cugino americano. How do you do? I'm feeling good. How do you do, my little Japanese? I feel your eyes, I keep on getting crash. Chiamami da Tokyo, chiamami da Tokyo, chiamami da Tokyo. Ma che bello. Tokyo. E questo singolo quando risale? Questo risale all'82. Sicuramente noi all'epoca abbiamo fatto un po' scalpore, perché era tanto tempo che da Padova non usciva qualcosa di un po', insomma, importante che si vedesse. Perché noi con questo singolo abbiamo fatto... Sì, ha avuto molto successo. Avevamo fatto un contratto discografico fighissimo con la EMI, sia discografico che artistico. E poi considera che abbiamo fatto tutti i programmi TV importanti dell'epoca, la finale del Festival Bar all'Arena di Verona, per dire, BJ Television, c'erano i primi MTV che si chiamava Disco Music. Molto bene. Io avevo un anno, sai. Avevo un anno io. Sì. Tu quanti ne avevi, Lud? E perché vuoi prendere le distanze? Io stavo chiedendo, tu quanti ne avevi? Generazione. Quanti ne avevi? Io sono coetaneo di Enrico, forse lui è un po' più giovane di me. Infatti, ma volevo sono delle ben cose dire. Sulle quali è meglio sorvolare. Va bene, allora, il dovere ci chiama e quindi ci fermiamo per qualche istante, diamo la linea alla regia e state con noi al Cocktail Music Club. Thank you.
così accoglienti da sentirti a casa, così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta, così avanzata da non lasciare nulla al caso, così sofisticata da sembrare semplice, così attenti da costruirti un ambiente su misura, così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita.